tra tsunami, tra terremoti, tra migrazioni, la tenda è diventata negli ultimi tempi un elemento molto così, comune nell'immaginario collettivo di tutte le persone. In questo caso io ho realizzato una tenda che è una sorta di laboratorio o officina nella quale vengono riparate gli strumenti che contengono la memoria mediatica di tutta l'umanità dal 1961 fino a oggi, esattamente 50 anni. Sono 1500 immagini di storia politica, sociale, economica e sono così trasmesse su questi monitor. Ma guarda, in effetti ci sono delle scelte di artisti così abbastanza discutibili. D'altra parte lui dice non è colpa mia perché diciamo sono stati scelti dagli intellettuali. Diciamo che lui ha rimescolato le carte. Ci sono artisti che mai avrebbero potuto esporre all'interno della Biennale perché non fanno parte del sistema, del cosiddetto sistema dell'arte. Ma io ho letto solo delle stronzate, non delle critiche, c'è gente che parlava di quelli che non partecipano. Per il resto lo schema è semplice, ma era molto complicato da realizzare. Ci sono problemi organizzativi che riguardano il trasporto delle opere, alcuni artisti che portano opere gigantesche, il solo trasporto costa 30.000 euro. Gli unici problemi erano questi. Per il resto il principio è chiaro. Io, invece di scegliere gli artisti, scelgo uomini di pensiero che, come hanno un loro gusto per la letteratura, per il teatro, per il cinema, avranno il loro gusto anche, si vuole, si spera, per l'arte. Io il mio scelto ce l'ho ed è il Museo della Mafia, che ho fatto fare io, e quindi c'è anche la mia posizione, ma la mia è una. La differenza tra questo padiglione e un padiglione con un curatore è che è come tra New York e un piccolo paese molto tranquillo in cui tu vedi i tuoi parenti e i tuoi familiari. Io non voglio controllare nulla e quindi mi piace vedere e conoscere. E la richiesta è stata semplice, un'opera degli ultimi 10 anni. Ognuno di loro poi, nella preoccupazione di essere visto poco, salvo alcuni molto sofisticati, ha mandato opere molto grandi. E così è chiaro che un'opera... Qui abbiamo, credo... Qua. Come stai? Eccoti qua. Allora. Fatto nel 2010. Allora? Beh, lo so, c'è anche il tuo segnalato, eh? Cosa? C'è anche quello che tu hai segnalato. Sì, poi c'è il giovane. Che metto, bravo. Bravo, Invece questo, sì. Sughi, che tu ti ricorderai, Alberto Sughi, lo ha segnalato Pupi Avati. Ah, Pupi Avati. Ecco, qui c'è la curatrice dell'allestimento. Gillo Dorfles. Ma io mi sono ispirata molto all'idea di Vittorio e anche alla sua maniera di essere. Vittorio è un collezionista che conosce tutti i dettagli, i nomi, gli artisti secondari, e qui in questa esposizione ha fatto lo stesso, ha invitato moltissimi intellettuali che hanno dato moltissimi nomi di artisti, quindi c'era da organizzare la complessità e farlo come lo fa lui, in una maniera come molto di vicinanze e molto personale. Quindi gli ho regalato, diciamo, queste strutture in cui lui può appendere quadri di diverse dimensioni, li può mettere vicini, li può mettere piani, può organizzare le sculture, e lui si è divertito molto con questo sistema, e l'effetto finale è un effetto come di work in progress, un atelier che ancora si può riempire, che può continuamente cambiare e che forse veramente cambierà durante tutta la Biennale. Sì, è un onore innanzitutto essere qua a esporre all'Arsenale, che per un artista è sempre un appuntamento importante, e inoltre essere stato segnalato da Fabio Fazio e da Camillo Langoni. C'è anche il fatto importante di riprendere il dialogo con gli intellettuali, che è fondamentale per rompere un po' questa autoreferenzialità, questa nicchia di interesse che c'è nell'arte contemporanea. Il percorso artistico in tutti i campi è scoprire il proprio talento e fare tutto il percorso degli studi, quindi tutta la parte razionale, ma il ritorno dopo è sempre quello del sentire l'arte, quindi anche dimenticare tutto il bagaglio razionale. Un pubblico che magari non ha fatto questo percorso è più istintivo, più spontaneo, quindi forse è la giuria migliore, però in questo caso non so se mi ritengo tale per l'arte figurativa, essendo musicista.
Ma io credo che se c'è una cosa interessante può essere il fatto che il curatore, in questo caso Sgarbi, sia in termini metaforici come un minatore che va in giro di notte con una lampada. E quindi nel tentare un pochettino è una scoperta che fa e che è un piccolo resoconto che viene fatto anche su quella che è la pittura italiana su tutto il territorio. Ed è un'indagine che può avere motivi discutibili, insomma, però in realtà quando uno va in giro di notte con una lampada ha una visione parziale, a strati, a pezzi, e non è sempre fedelissima rispetto ad una visione invece diurna. Però in realtà si possono scoprire e immaginare cose molto più interessanti e credo che in questo caso questo tipo di biennale abbia questo tipo di taglio. Il lavoro che mi assomiglia di più è sempre l'ultimo che ho fatto, perché è quello più vicino a quello che io sono in questo preciso momento. Io faccio questi lavori in cui è sempre difficile capire qual è il bene e qual è il male, che cos'è positivo, che cos'è negativo. Tant'è vero che in questo caso gli angeli sono molto più cattivi dei diavoli, che alla fine dei conti sono dei poveri diavoli, insomma. Il concetto inizialmente mi è abbastanza piaciuto, perché sicuramente questa biennale rimane di rottura, vale a dire nulla sarà più come prima. Il fatto di far portare degli artisti a degli intellettuali o uomini di pensiero poteva essere una sfida interessante, che nasconde dei rischi di avere una scelta quasi casuale per certi versi. Non credo che tutti gli intellettuali conoscano il mondo dell'arte o gli artisti così approfonditamente. Molti sono andati a gusto, qualcuno avrà portato qualche parente. Il numero è inquietante di opere. Questo è un altro problema, perché nessuna opera ha la possibilità di essere vista al meglio. Questo lavoro l'ho fatto apposta per la Biennale, ho lavorato sull'intimità dei gesti e che ho ritrovato nel gesto della lettura del libro. Da Giuseppe Conte. Un bel traguardo la Biennale di Venezia, il massimo a cui può aspirare un artista, perché è una manifestazione internazionale. Penso che è il sogno di tutti gli artisti, il senatore Ludovico Corrao di Gibellina. Dice che l'ho fatta per questa biennale, il titolo di questo lavoro è Infinite Dimensioni. Sì, la Biennale di Sgarbi è come andare tutti in guerra, dopo c'è chi ritorna, c'è chi rimane lì. Secondo me dopo è il tempo, la selezione naturale. Si doveva conoscere prima lo spazio, cioè a me mi hanno invitato un mese e mezzo fa. Minimo 6 mesi fa ti devono invitare per fare un lavoro decente. Il tempo è quello che comanda. È presente anche una mia opera dedicata a Zanzotto qui nel Padiglione Italia. Io come mio lavoro, come mia posizione, elaboro un progetto che continuamente coinvolge i poeti. Cioè la specificità del mio lavoro e che mi rivolgo ai poeti, che spesso hanno una sensibilità infinita ma conoscono poco l'arte, e chiedo loro se mi donano dei versi con i quali elaborare opere. Ho dentro di me questa idea di coralità dell'opera. Vittorio fa un'operazione diversa, invita una serie di poeti e intellettuali a invitare degli artisti. Fermo restando che io, che frequento più poeti e artisti che critici, posso dirti che molto spesso loro stessi dicono di non conoscere per nulla l'arte. Ora, questo da un punto di vista delle scelte, che unisce dunque nomi alti e nomi bassi, apre le porte a destra e a sinistra, crea contaminazioni e compressioni. Io, nella mia idea, sono più per un'idea di composizione del lavoro. Certamente un palcoscenico internazionale e credo che sia uno dei luoghi migliori in cui poter essere. Alla fine, alla resa dei conti, sono molto felice di essere qua.